ecco i 5 libri da non perdere presentati a Book City Milano. Iniziamo da Miriam Toews, autrice rivelazione degli anni 2000. Lei è nata e cresciuta in Canada, in una comunità anabattista mennonita, da cui poi è fuggita. Nel suo ultimo libro, Donne che parlano, denuncia una serie di abusi effettivamente subiti dalle donne in una comunità mennonita in Bolivia tra il 2005 e il 2009. Parlano dell'essere donna e del rapporto con il corpo anche le poesie di Elvira Sastre. Classe 1992, è una poetessa che ha raggiunto il successo grazie al web, molto vicina in età e tematiche a Rupi Kaur, la famosa poetessa inglese di origini indiane, autrice di Milk and Honey. Convierte en grito a los orgasmos, golpea con rabia el calor abandonado, la calma fallecida, el amor que no resiste, destroza la casa que no volverá a ser hogar. Hazlo como quieras, pero hazlo con ruido. No me dejes a solas con mi silencio. Un altro dei libri imperdibili di Book City è L'amuleto di Gert Nigarsjok, che è lui ed è una star. In Norvegia, come una star, il suo protagonista Fredrik Drum, che è un esperto di crittografia e anche di buona cucina. And he is very, very interested in old archaeology. And I made him this interest because we know that in the kitchen the cook don't use the knife on each other. So I had to bring him into a situation where crime was a normal thing. Parla invece di fisica e di materia oscura Cristiano Galbiati. La materia oscura è un nuovo tipo di materia, è una materia che pervade l'universo e che quantitativamente è molto più importante e molto più abbondante della materia di cui siamo fatti noi. È stata quell'entità responsabile per la creazione delle strutture a larga scala nell'universo, vale a dire gli ammassi di galassie, le galassie e quindi le stelle di pianeti. Ed è imperdibile anche il primo romanzo di Michele Bravi. A Book City Milano ci sono anche gruppi di fan in attesa. Voi state aspettando chi? Michele Bravi. Michele Bravi, che è in realtà un bravissimo cantante, l'abbiamo visto a Sanremo, insomma piace a tantissime ragazze, ma ha scritto un romanzo che si intitola Nella vita degli altri. Voi l'avete già letto? Sì, e mi è piaciuto tanto. Parla comunque di 5 persone che bene o male condividono qualcosa. Secondo me ha comunque sempre qualcosa da dire, tanto da dire non solo nella musica ma anche nelle parole, quindi secondo me sì, ne vale la pena. Rimani fuori dal mio diario degli errori.